Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo. Tra l'altro giorno stavo ascoltando un podcast in inglese sulla Liga e a un certo punto hanno parlato del soprannome del Leganés perché hanno un cetriolo come simbolo, come il loro mascotte, diciamo. E mi è venuto in mente che in realtà ci sono vari soprannomi in Liga o comunque in generale. Nel video di oggi parliamo di quelli della Liga, però in generale ci sono tante curiosità relative ai soprannomi dei club che sono legati alla loro storia e che comunque ci dicono molto della storia di quei club, che è molto interessante sapere, se ovviamente siete interessati anche un pochino alla storia e alla tradizione di quel club. Ripeto, nel video di oggi il mio focus sarà sui soprannomi delle squadre della Liga. Iniziamo dal Barcellona, perché? Perché sono gli Azulgrana, vero? Questo soprannome è molto dritto al punto, diretto, si fa riferimento solamente ai colori che indossano, bene. Ma avrete sicuramente sentito il soprannome Culés o Culers, insomma, castigliano o catalano. Torniamo all'inizio del secolo scorso. Il Barcellona gioca le gare interne al Calle de la Industria, che è un impianto che tiene circa 6.000 persone, che sicuramente non è grande abbastanza ad ospitare tutti i tifosi del Barcellona. Quindi cosa succede? Che loro si siedono, ma ho la foto, non servono tante parole, si arrampicano diciamo sulle mura e si siedono tutto attorno anche appunto allo stadio sul muretto, come vedete. La visuale che si ha da lì a volte è un po' troppo, cioè a volte si vede ben più di quello che uno vorrebbe vedere, mettiamolo così, e da lì culés o culers, perché cool, insomma, culo, cioè non c'è tanto da spiegare. Poi finalmente nel 1922 si trasferiscono al Camp Nou, però il soprannome da lì è rimasto. Poi rimaniamo a Barcellona c'è il Barcellona e c'è l'Espagnol. L'Espagnol, i periquitos. Periquitos sono come uccellini tipo questo, tipo papagallini. Perché? Perché nel loro stadio, nel loro vecchio stadio a Sarriá, edificava questo tipo di uccellini. Tutto qua. Ora andiamo alla capitale, da Barcellona andiamo a Madrid. A Madrid, ovviamente Real Madrid ha un sacco di soprannomi, no? Sono i Blancos, la Casa Blanca, i Merengues, perché dalla meringa, il dolce, semplicemente per il colore, perché appunto vestivano queste casacche tutte bianche, linde eppure. Però sono nati anche dei soprannomi dispregiativi del Real Madrid da parte dell'Atletico e viceversa. Ovvero, quando Real Madrid ha iniziato a ingaggiare giocatori di origine tedesca, soprattutto comunque del nord Europa, Netzer, Jensen, Breitner e così via, i tifosi dell'Atletico hanno iniziato a chiamarli i vichinghi, con accezione negativa, insomma, quello era l'intento, poi vabbè. A loro volta i tifosi del Madrid ovviamente non se lo sono fatti dire due volte, hanno reagito e così è nato il soprannome di Indios, sempre con accezione negativa, per l'Atletico. Perché? Perché ingaggiava giocatori di origine argentina, cioè di origine, di provenienza argentina, insomma argentini. Ayala, Panadero, Diaz, Heredia e così via. Però ovviamente l'altro soprannome è molto più conosciuto dell'Atletico, dei giocatori, dei tifosi dell'Atletico, è Colchoneros. Perché? Perché vestivano con queste casacche a strisce bianco-rosse. Colchoneros viene da colchon, colchon è il materasso e a quell'epoca il materasso era così. Un'altra foto che vale più di mille parole. Altra squadra in Madrid, il Getafe. Los Azulones, che viene da azul, blu. Allora, la storia dice che nel dicembre del 45, 5 tifosi del Getafe si sono riuniti nel bar La Marquesina. Decise di creare una squadra che fosse proprio direttamente collegata alla tradizione proprio della zona e del defunto club, diciamo scomparso nel 33. Nasce il Club Getafe Deportivo, che prende nome stemma in appunto da quel club che già esisteva ma che era aveva cessato di esistere nel 33. Secondo la storia, il primo Club Getafe Deportivo vestiva di blu in omaggio alla divisa dei lavoratori. Un'altra versione però ci dice che blu era il manto della Virgen de los Angeles, patrono di Getafe. Altra squadra in Madrid, Leganés, i Pepineros. Pepinos sono i cetrioli. Club Leganés ha sede, insomma, in questa zona di Madrid, essenzialmente, e nel passato c'erano un sacco di campi. Anche adesso comunque non è il centro città, però ecco, in passato era conosciuto per essere proprio un posto fertile, c'erano molti frutteti e quant'altro, e
anche molti cetrioli evidentemente, che era uno degli elementi, cioè uno degli ingredienti principali insomma per il gazpacho, quindi molto presente nella tradizione culinaria anche madrilegna. Pepineros. Un altro soprannome molto interessante è Los Franjirrojos del Rayo Vallecano e dei tifosi del Rayo Vallecano, perché negli anni 40 si è venuta a creare questa alleanza, possiamo chiamarla così, fra l'Atletico di Madrid e i Rayistas, quelli del Rayo. Raggiungono un accordo chiamato Accordo de Ayuda Mutua, accordo di mutuo aiuto, insomma di aiuto reciproco. L'Atletico, i Rojiblancos, accettano di prestare alcuni giocatori al Rayo a patto che loro cambino le loro divise, che erano interamente bianche, quindi troppo simili a quelle, del Real Madrid, aggiungendo qualche dettaglio rosso. E da lì nascono i Rayos, las rayas franjirrojos, perché franja è la frangia, la linea. Quindi da lì nasce la linea, no? La frangia al centro, e diciamo che il Rayo ha accettato molto volentieri in virtù della loro devozione per il River Plate che avevano nel passato. Perché? Perché River Plate appunto originariamente aveva a sua volta questa frangia rossa. Lasciamo Madrid e andiamo verso il nord. C'è l'Athletic Bilbao, los Leones, i Leoni. Loro costruiscono il loro stadio San Mamés su un terreno dove c'era un manicomio, San Mamés. San Mamés era anche un santo, cioè una famosissima leggenda nella religione, no? Cristiana, che riguarda il martirio di San Mamés, che fu gettato dai romani in pasto ai leoni in questa area, i quali però si sono prostrati ai suoi piedi per la sua potenza, la sua aurea, no? San Mamés, nonostante appunto fossero super feroci, e loro sono los Leones. Non lasciamo ancora l'Euskadi, c'è anche la Real Sociedad, i Churi Urdin, bianco-blu, in Euskadi però, molto semplice. E abbiamo l'Alavés, chiamati Albiazul, anche qui lo dobbiamo ai colori del club, chiamato però anche El Glorioso, soprannome che risale alla fine degli anni 20, precisamente la stagione proprio 1929-1930, quando la squadra di Vitoria entra nella storia per essere la prima squadra ufficialmente promossa in Primera División spagnola. Ora andiamo in una delle mie città spagnole preferite in assoluto, Sevilla. Siviglia, abbiamo los Nervionenses e los Heliopolitanos, Sevilla e il Betis, il Real Betis. E soprannomi del Sevilla abbiamo los Nervionenses, appunto perché Nervión è il barrio dove è il quartiere dove ha sede insomma il Sevilla, e invece poi abbiamo il Betis, Heliopolitanos, Beticos, Verderones, iniziamo a Sevilla, Nervionenses, ma anche Palanganas. Palangana è questo oggetto, è stato donato dai diciamo neodirigenti del Betis. Perché? Perché il Betis nasce su iniziativa di alcuni dirigenti separatisti all'interno del Sevilla, che decidono appunto per disaccordi interni proprio al club di separarsi, di creare un altro club, e come omaggio al Sevilla lasciano una palangana che la userete per tutta la vita per raccogliere le vostre lacrime, non per i vostri fallimenti ma per i nostri successi. Poi abbiamo appunto il Betis e l'Heliopolitanos. Heliopolitanos perché? Perché il Benito Villamarín, lo stadio del Betis, si trova a Heliopolis, quartiere di Siviglia, quindi Heliopolitanos, tra l'altro Heliopolis vuol dire città del sole in greco. E dal 39 al 61 proprio il Benito Villamarín, lo stadio del Betis, ha preso il nome dal quartiere, si chiama proprio Stadio de Heliopolis. Prima della crescita esponenziale del Villarreal, in quella zona della Spagna dominava solo e solamente il Valencia, la squadra del Che. Perché? Perché è un intercalare tipico degli spagnoli di quella zona della Spagna, un modo di dire oye, ascolta, di chiamare, no? Come gli argentini mi è venuto in mente, tra l'altro, dicono un sacco di volte c'è, e io pensavo fosse solo degli argentini o di qualche altro sudamericano, invece a quanto pare anche i valenziani dicono c'è. Poi abbiamo, come vi avevo detto, il Villarreal, che poi è cresciuto nel tempo, e il Submarino Amarillo, che gioca tutto vestito di giallo, gioca in uno stadio completamente giallo, lo sai, della ceramica, e insomma c'è poco da spiegare qui, sottomarino giallo. In Galizia c'è il Celta Vigo, che ha anche qui numerosi soprannomi, alcuni come quello più insomma che io ho sentito più spesso legato
ha il colore delle maglie, bianco celeste, però c'è anche los olivicos, che è legato appunto a olivos. Perché? Perché il simbolo, non solo il simbolo, proprio c'è una storia che riguarda un olivo molto importante, un olivo piantato dai monaci templari nell'atrio della chiesa della collegiata di Santa Maria. Tuttavia nel corso del tempo poi la chiesa è stata demolita per costruire una di nuova, quindi l'olivo insomma è stato un po' sacrificato in tutto ciò. Però una talea di questo olivo è stata salvata dall'amministratore della zona, Manuel Angel Pereira, che lo pianta a casa sua. Questo olivo cresce e poi viene preso, visto che era un simbolo super importante, e piantato nel palazzo di Alfonso XII, e insomma è uno dei simboli più riconoscibili della città, un olivo anche presente nello stemma di Vigo. A questo insomma si deve questo soprannome. Passiamo allo Pio Pio, l'Unión Deportiva Las Palmas. Ora, tanto le Canarie sono in generale, penso, non so se tutte le isole, però sono molto conosciute per i canarini, no? Questi animali che si trovano in tutte le palme, non so se siete stati alle Canarie, ma cioè davvero sono ovunque. Ma questo soprannome in concreto è un'onomatopea del verso dei canarini, è nato un po' da un'affermazione spiritosa di Fernando El Bandera, un tifoso molto conosciuto di Las Palmas, in occasione di un derby delle Canarie contro il Tenerife. Ha risposto insomma ai commenti, diciamo così, dei tifosi avversari con Pio Pio, e da lì è rimasto. Oltretutto loro giocano di giallo, la mascotte è un canarino. Il Real Valladolid, los Pucelanos, perché sono di Pucela, questo davvero l'ho sentito tantissimo, poi ho alcuni amici di Valladolid, Pucela, c'è una storia che spiega il perché, anche se non è confermata da quello che ho capito. Essenzialmente racconta che nel XV secolo alcuni battaglioni partirono proprio da Valladolid per combattere con Giovanna d'Arco contro gli inglesi. E Giovanna d'Arco era conosciuta proprio come la Pucella d'Orléans, Pucelle d'Orléans, insomma in francese. Quindi questi battaglioni erano i seguaci della Pucella, quindi Pucela, quindi los Pucelanos. Sempre in vicino, insomma, a Barcellona abbiamo il Girona, che però non ha un soprannome fantasioso, se si deve solamente puramente ai colori indossati dalla squadra. Albirrojos, quindi il bianco e il rosso, o Blanc y Vermell in catalano. E finiamo in un altro arcipelago, quello delle Baleari, con il Mallorca. La storia del Mallorca inizia nel 1916 con un nome totalmente diverso, con il nome Alfonso XIII, Efse. La squadra delle Baleari è conosciuta da tutti con il soprannome di Bermellón, che deriva dal catalano Bermelló. Spero che le mie lezioni stiano dando dei frutti, lezioni di catalano. E non è altro che una parola che contraddistingue, cioè il vermelho è quel colore lì, fra rosso, granata, però insomma quel colore molto particolare del Mallorca. Una curiosità, non so se sapevate che in realtà all'inizio il Mallorca indossava un kit completamente nero. Poi lo cambierà nel 1922 su decisione del presidente di allora, Adolfo Vázquez Umarsque, che decise di cambiare il kit perché assomigliasse più al colore indossato dalla nazionale spagnola dell'epoca. Ho letto che alcuni lo chiamano anche l'ensaimada meccanica, come l'arancia meccanica, perché l'ensaimada, che c'è anche a Barcellona tra l'altro, è questo dolce tipico, anche insomma delle Baleari. Ed è tutto per questo video, questi sono i soprannomi più curiosi, più simpatici. Se ne ho dimenticato qualcuno assolutamente scrivetemelo qua sotto, ovviamente lo farò anche sugli altri campionati, perché anche altrove ci sono dei soprannomi molto curiosi. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto nel prossimo video.